Quest'opera non ha certo bisogno di chiarimenti iconografici. Il dipinto, realizzato nel 1866, raffigura il dettaglio di una donna quasi completamente nuda, abbandonata forse su un letto, con le gambe lascivamente allargate nel mostrare la vera protagonista della tela, l'origine di tutti noi. Mancano altre parti del corpo, tra cui il viso, e infatti ad oggi non abbiamo certezza riguardo alla modella che posò per quest'opera. Certo è che nel periodo in cui venne realizzata, la modella preferita di Gustave Courbet era una giovane donna di nome Joanna Heffernan, altrimenti conosciuta come Jo. Il suo amante a quei tempi era un pittore statunitense ammiratore di Courbet, James Whistler. Courbet fece un altro ritratto nel 1866 che ritraeva la bella Joanna, il cui soprannome era La Belle Irlandaise. È quindi molto probabile che il dettaglio intimo appartenga a Joanna, ma dietro questo piccolo dipinto si celano un paio di pettegolezzi interessanti. Prima cosa, Courbet non era alla prima esperienza. Il nudo gli piaceva e lo aveva già provato con vari dipinti, alcuni dei quali presentati ai Salon: Il sonno, La donna col cagnolino e La donna con il pappagallo. Secondo aspetto, il proprietario del quadro e con ogni probabilità il committente stesso fu il diplomatico turco-egiziano Kylie Bey, personaggio bizzarro nella Parigi degli anni 60 del XIX secolo. Raccolse, prima d'essere rovinato dai debiti di gioco, una collezione sorprendente riservata alla celebrazione del corpo femminile. In seguito si hanno poche notizie nei confronti delle vicissitudini e dei proprietari del quadro, prima di entrare nelle collezioni del Musée d'Orsay nel 1995. L'opera fece parte della raccolta di Jacques Lacan, famoso psicoanalista, filosofo, semiologo. All'epoca agli intellettuali di successo era ancora permesso comprare arte, o meglio, l'arte non era così cara da essere acquistabile solo da nobili o facoltosi. Lacan aveva come fratellastro il pittore Masson, al quale chiese di creare una scatola in cui rinchiudere il dipinto e il suo indiscutibile mistero, per poi mostrarlo a suo piacere agli ospiti. Il grande virtuosismo di Courbet, la raffinatezza e il realismo di quest'opera ci fanno capire che non ci troviamo certo di fronte a un'immagine pornografica. Nonostante ciò, il dipinto continua a riassumere il problema relativo allo sguardo. Il pittore, infatti, ci rende complici di un voyeurismo all'ennesima potenza. E fino a che punto è lecito spingersi nell'osservare un corpo nudo? Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!